Vale. Ah, tu calcola che la 011 più è il prodotto di una megalomania, prima di tutto mia, poi diciamo dell'associazione in generale, perché noi abbiamo sempre fatto attività, cioè da quando siamo nati, ogni anno facciamo una conferenza, un workshop, una serata, una festa, eccetera. Poi un anno fa, esattamente un anno fa, io mi trovo alla fine di un segno di ricerca senza avere tanto da fare, dico che facciamo? Cioè, facciamo il festival? No. Allora, che mi ha raccolta? A ottobre del 2013, tutti gli associati dell'associazione faccio un programma e dico: ragazzi, proviamo a fare una settimana con un workshop, un convegno, e poi già che ci siamo, tipo durante le serate facciamo il seminario, la tavola rotonda, una presentazione del libro e delle conferenze. Ovviamente, tipo giubilo, tripudio, tutti contentissimi, però lì parte il mostro, nel senso che è ingestibile, e da lì insomma. Comincia questa lunga fase preparatoria che ci ha portato poi all'inizio della settimana scorsa a mettere in piedi non un seminario perché quello alla fine non ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto rimandare, però effettivamente un bel programma di attività che è cominciato sabato 27 settembre e finito domenica 5 ottobre. Noi abbiamo infilato, alla fine sono 5, in realtà 6 attività importanti che sono appunto questo workshop di progettazione di una settimana, Mozilla, che si è occupato dell'area che circonda la Morantonelliana con 8 gruppi che hanno fatto altrettanti progetti sui vuoti urbani, appunto, che stanno attorno a questo monumento importantissimo e anche, diciamo, molto pesante nell'immaginario dei torinesi. Risultati alcuni molto interessanti. Tempo era poco, anche perché poi, appunto, ogni sera facevamo andare i ragazzi a assistere alle conferenze e alle altre attività, quindi abbiamo ridotto proprio al minimo la loro possibilità di lavorare. Però crediamo che associare il lavoro progettuale e conferenze e seminari, eccetera, sia un buon metodo anche per arricchire la loro esperienza, no? Quindi, secondo me, quello è andato molto, molto bene. Adesso vedremo di comunicare poi i risultati in una maniera carina perché ne vale la pena. Non so quanto sia proponibile al comune perché sono delle proposte che sono totalmente contrarie al regolamento del comune su quell'area lì dove non si può fare niente, noi invece facciamo praticamente fare di tutto, tra cui scavare la Morantonelliana da sotto, per cui insomma sono un po' utopiche, però molto belle, secondo me, cioè, hanno stimolato sicuramente l'immaginario dei ragazzi. Poi abbiamo fatto queste 3 conferenze dei tutors del workshop in studio ATA. Molto interessante, ovviamente, perché Nicolas Maruri, Conrad Buhagiar e Paolo Cecco e Laura Zampieri sono dei ottimi professionisti, per cui hanno fatto delle bellissime conferenze. Abbiamo fatto una tavola rotonda, After the Bubble, abbiamo invitato Elisa Poli, che è stata la moderatrice, Guido Incerti, gli Small di Bari, che sarebbe poi Rossella Ferrorelli, Alessandro Cariello, Paolo Berca, la Sara Marini. Abbiamo invitato anche 2 tecnici del Comune di Settimo a presentare un progetto che è stato prodotto prima dell'esplosione della bolla immobiliare, per cui nel 2007, di espansione appunto, di un'area, anzi di ricostruzione e recupero di un'area industriale, progetto che è stato oggetto di un dibattito inferocito, ovviamente perché non è esattamente il tipo di recupero che noi preferiamo, anche quella molto bella, ospiti da Plinto. C'è stata poi giovedì 2 la presentazione della storia dell'architettura italiana 1985-2015 con Biraghi, Silvia Micheli in collegamento Skype dall'Australia, Luca Gibello che anche lui ha fatto un ottimo intervento, critico di nuovo, esattamente come la sera prima, non abbiamo mai invitato nessuno per lisciarli, a noi ci piace discutere, ci piace mettere in discussione le cose, confrontarci e piuttosto poi, come dire, trovare le problematiche, non in maniera civile, però comunque, è più interessante confrontarsi criticamente piuttosto che fare semplicemente le presentazioni. Questo è stato un pochino il tema soggiacente a tutte le attività, cioè già che facciamo questa roba mostruosa, facciamo almeno che sia utile. E una cosa per essere utile deve essere critica, se no non è utile, se no cioè le comunicati stampa li leggiamo tutti i giorni su tutti i blog di architettura, su tutte le riviste cartacee e non. Di conseguenza è meglio provare a punzecchiare e tirar fuori contenuti che di solito non vengono prodotti. Poi abbiamo fatto una bellissima festa il venerdì sera nel luogo della conferenza che è appunto questo ex birrificio progettato da Fenoglio con degli spazi molto, molto interessanti, molto particolari. E appunto sabato e domenica il gioiello finale, questo mega convegno di 2 giorni con Carmelo Baglivo, vabbè, a parte i 2 keynote speakers bravissimi, Wouter van Stiphout e Bart Lotsma.
Poi abbiamo avuto sette architetti italiani molto bravi, che erano Carmelo Baglivo, Marco Navarra, Stefano Piatti il primo giorno e il secondo giorno Andrea Zanderigo, Beniamino Servino, Simone Sfreso e Giacomo Borella. Anche lì quattro critici, Piero Valle, Valerio Paolo Mosco, Giovanni Corbellini e Lucia Tozzi, che hanno alla fine di ogni giornata hanno anche lì punzecchiato gli architetti che sono intervenuti di nuovo per creare questo confronto, questo rapporto che si è un po' perso forse in Italia, non solo tra critici e architetti, rapporto fondamentale. I critici sono a servizio degli architetti, devono far vedere loro i punti deboli dei loro lavori, perché almeno secondo quelli che secondo loro sono i punti deboli dei loro lavori, perché gli architetti possono rielaborare quegli stessi punti. Ma anche un confronto tra architetti, cioè questo confronto tra professionisti, ciascuno con un suo punto di vista diverso, è una cosa secondo me fondamentale, nel senso che siamo in un periodo in cui evidentemente non c'è più una scuola, un modo di fare architettura, non c'è più una teoria dell'architettura, ce ne sono infinite, probabilmente tante quante sono le persone che lavorano all'interno di questa disciplina. Allora è facile pensare in termini postmodernisti, di conseguenza tutto vale, ciascuno ha il suo modo di vedere le cose, non c'è, il confronto non serve a nulla. In realtà, proprio per questo motivo, cioè proprio perché tutti i punti di vista, se sono diciamo sostanziati, sono importanti, il loro confronto diventa essenziale, nel senso che da un punto di vista interessante altrui uno può imparare un sacco di cose, evidentemente, e quindi anche modi di fare molto diversi come quelli di Baucou e di, che ne so, Elastico Spa per esempio, possono incontrarsi improvvisamente, scoprire delle cose che non erano state prese in considerazione, poi riallontanarsi inevitabilmente, ma in quell'incontro secondo me qualcosina viene preso. E poi se una persona è intelligente, ma tutti quelli che abbiamo invitato sono intelligenti, possono poi rielaborare. E questo scontro con l'altro da sé è proprio il modo in cui si può sviluppare, no? Un percorso di ricerca o un percorso progettuale, perché è chiaro, se noi ci confrontiamo sempre con noi stessi, alla fine non si va da nessuna parte, cioè continuiamo a ripeterci continuamente. Io credo che questo l'abbiano capito gli architetti che sono venuti, i critici sono stati molto disponibili, anche gli architetti. Il confronto è stato a volte, non dico rabbioso, ma sicuramente, come dire, molto diretto, a volte un po' cattivo, però sempre civile. E questa è un'altra cosa bellissima, perché noi siamo abituati a situazioni in cui o non ci si scontra o ci si scontra in maniera violentissima. E in entrambi i casi non si va da nessuna parte. Secondo me abbiamo messo, non so, qualche piccolo seme è stato piantato durante questo fine settimana, e questo secondo me, non so, forse è la cosa più bella di tutte. Altra cosa bellissima, come ho già scritto, e veramente per me questa era fondamentale, l'età media delle persone, delle più di 200 persone che hanno pagato per venire a sentire gli architetti che presentavano le loro ricerche teoriche, cosa fondamentale, si parla di teoria e c'è un sacco di gente che paga per ascoltare, di conseguenza c'è un desiderio, c'è una richiesta di questo tipo di ragionamenti, richiesta che non è soddisfatta dall'offerta accademica, dove ormai in Italia non si insegna praticamente più la teoria, solo in alcuni posti come al Politecnico di Milano, a Trieste mi pare, allo IUAV l'hanno tolta, Politecnico di Torino non c'è, a Genova mi pare che ci sia un corso al primo anno, adesso non mi ricordo bene, però effettivamente non si parla più di teoria, non si parla mai di critica nelle facoltà. Si organizza in maniera indipendente un evento che parla di queste cose e e fa il pienone. E questo secondo me è significativo. E fa il pienone di chi? Di trentenni praticamente, cioè poi ovviamente stiamo parlando, cioè l'età media è stata 33 anni, abbiamo fatto il calcolo, che vuol dire che abbiamo dagli studenti che ne hanno 23-24 fino poi ai sessantenni, però effettivamente si vedeva anche benissimo l'età media delle persone che hanno partecipato era la mia, la nostra. E che un convegno sulla teoria dell'architettura non vadano gli ultra sessantenni, che voglio dire gli allievi di Grazia, eccetera, ma vadano dei ragazzi che hanno bisogno, che hanno voglia di orientarsi, che hanno voglia di capire cosa significa pensare in termini teorici o di ricerca dell'architettura, io credo sia molto molto bello. Infatti sono contentissimo. Va bene? Grazie, già fatto, fantastico. Bene, bene, sono contento. Allora posso togliermi questa roba qua.